particolare le società che hanno accettato l'invito, la società Calcio Napoli, il Capo, il Benevento e il Piedimonte. Per cui innanzitutto un ringraziamento alle società che hanno accettato di essere qui con noi al primo torneo che avete inaugurato, diciamo. Speriamo che ci porti fortuna e che nei prossimi anni vi avremo qui con noi. Un vero successo, forse inaspettato, la prima edizione del quadrangolare di calcio Terre del Matese che si è disputato presso il nuovo stadio comunale di Castello del Matese. Tantissimi anche gli appassionati che hanno assistito alle gare che si sono svolte in un'unica giornata. Al torneo hanno partecipato, oltre alla rappresentativa del Matese, anche i ragazzi, ci riferiamo alla categoria esordienti, del Benevento, del Napoli e del Capua, che in finale ha poi battuto il Napoli e portato a casa il trofeo fra la soddisfazione dei tanti sportivi presenti. Allora, questo è un grande giorno per Castello, un appuntamento importante che dà veramente grande visibilità a un paesino come Castello del Matese, un paesino di 1600 anime che è capace di raggiungere traguardi importantissimi come quello di oggi. Insomma, una vera giornata di sport, come lo stesso sindaco Antonio Montoni ha detto alla fine della manifestazione, e che certamente, come lui stesso ha promesso, verrà ripetuto anche il prossimo anno, visto il successo ottenuto. È davvero tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.